Il senso di questa sperimentazione è semplice, poter rilevare tramite una stazione meteo la quantità di acqua. In questo modo i ragazzi sperimenteranno concretamente con un'esperienza di studio-lavoro il controllo non solo dell'atmosfera e del clima, ma anche le ricadute che questo può avere per quanto riguarda le coltivazioni, le costruzioni e le altre attività umane. In più essere l'unica scuola in Italia ed essere una delle tre scuole che in Europa sperimentano questo progetto europeo devo dire, ci rende felici e contenti per questi ragazzi ma soprattutto per questa città. Un percorso di alta competenza professionalizzante per il monitoraggio dell'atmosfera e delle previsioni meteo. Il progetto Triat rientra nell'ambito di un programma Erasmus e per l'Italia viene condotto dai ragazzi dell'ITIS Leonardo Da Vinci di Napoli insieme con altri due partner europei tedeschi e francesi. Poiché da quando sono venuti qui in Italia abbiamo fatto diverse Diverse considerazioni riguardo dei dati che hanno acquisito loro sia in Germania a Berlino che a Po in Francia. Infatti, il gruppo dei, dei tedeschi è stato il primo a mostrarci ciò che hanno fatto dal punto di vista di alcune rilevazioni fisiche, perché è un istituto che si occupa prevalentemente di fisica. Invece, quello francese si è occupato prevalentemente di mostrarci una, una sorta di linguaggio di programmazione utilizzato da loro, che è il Python, che simi, è simile a un programma creato da un, un italiano si chiama Arduino, una scheda che abbiamo utilizzato noi, che utilizzeremo nel nostro kit finale per appunto un piccolo kit, una piccola stazione meteo. Il sistema innovativo ha come obiettivo quello di capire meglio il nostro clima attraverso i satelliti di navigazione, unendo questa tecnologia con la geodesia e la ricerca atmosferica ed installando sui tetti delle tre scuole antenne per rilevare i dati da analizzare già è attiva e tutti i dati sono già, è possibile scaricare attraverso il nostro sito che è un sito in comune naturalmente con gli altri partner che è www.triat.eu e chi si collega anche oggi può vedere la quantità di acqua presente sulla nostra troposfera almeno nel nostro territorio che fa riferimento diciamo, alla zona orientale di Napoli, quarta municipalità andando verso i comuni vesuviani e già in rito ogni giorno si possono scaricare la pressione, la quantità d'acqua, la, la, la temperatura Attraverso questo sito che ripete triat.eu, perché il progetto che è stato finanziato dall'ente di ricerca tedesco si chiama proprio Triat: Track Your Atmosphere. Insomma, conosciamo la nostra, la nostra atmosfera.